nostro è gommoso. Ma che domanda è? Ma che domanda è? Faccio schifo. Farò domande stupide. Tu mi non ti preoccupare, si sta fratello. Già arrendendo. Non ti preoccupare, ragazzi miei, ben ritornati in un nuovo round dell'Indovina Chi su Minecraft. Squadra io e Anna, durissimi, vero la Anna? La squadra campioni siamo, sì! Sì! Batti un 5, Balorda! E battilo anche no. Tu! No! L'hai buttato giù! Lion cambia, cambia! Chi è che batte me? Fani, nessuno, ostra, nessuno ti batte. Dai! Aspetta. Battilo poco. Tu! L'altro era più efficace, lo però, so, eh. Lo so. Ragazzi miei, oggi indovina chi, ma non a caso, con i mostri di Minecraft. Ce li abbiamo tutti messi qua sotto e noi dovremo fare delle domande per indovinare qual è il mostro che ha scelto la squadra avversaria. Questo è quello che abbiamo scelto noi. Ovviamente non daremo nessun indizio a riguardo e inizieremo noi con la prima domanda, se vi va bene, ragazzi. Grazie, va bene? Siamo, vai pure! Ascolta, ascolta, pulci nel culo. Ma so io, ma so io, raga. Non devi saltare. Ok, non devi saltare. Però sai perché ce le ho le pulci? Perché adesso ti scamo non ti tutto lavi. Esatto. Ce l'hai, perché non ti lavi, perché non ce l'hai. Allora, domanda numero uno, Anna. Vuoi essere tu a tirar fuori questo coniglio dal cilindro? No, non c'ho un cavolo di niente in testa, bene. Voglio sentire che apri d'accordo, tu le domande. D'accordo, Anna, tranquilla, quel cervello vuoto, ci mettiamo il vino dentro. Riempilo dunque, di conoscenza. Allora, il vostro più. Mostro è ostile? No, no, non è ostile. Non è ostile, per cui io devo rimuovere tutti i mostri che sono ostili. Ne togliamo un botto. Allora. Tu sei troppo forte, possiamo rubarti le domande. Puoi andare a quel paese, scusa, e rimanerci, per favore. Dai, ricordati che ci sono quelli neutrali, tipo il piglin. Sì. Ma il piglin è abbastanza ostile, ma d'accordo, te lo lascerò lì. Lo zombie lo togliamo, il cave spider è ostile, l'enderman è ostile, fratello, non voglio sentire ragione. Sì, lo è. L'enderman è ostile, se lo guardi, ma chiama i suoi fratelli. Ma che pulizia che abbiamo fatto, ma tu sei un pro in questo gioco. Non vi preoccupate, qua super domanda. Ma stai zitto! Te la faccio io. Ma anche tu, ma fai a cagare. Che mira eccellente, mamma mia, grazie. Sei bravo, sei. Sei un po' ubriachina oggi, eh? È il caldo, no. Ti ha ubriacato sì, il caldo. Sì, un po', lo so. Guarda quel mare blu, pieno di freddo che c'è. Oh, ci sbotta, splash! Guarda, è tutta una questione mentale, ragazzi, per il caldo. Tu adesso pensati, Anna, in questo mare freddo, ghiacciato. Senti che freddo. Che bello, allora, tocca a voi, chi fa la domanda? Sì, io la domanda. Lui? No, ha detto prima, stai zitto. Ma l'ho detto prima io. Va bene. Ma pucciato, il tuo mostro è gommoso. Ma che domanda è? Ma che domanda è? Ecco perché nessuno ci voleva giocare con lui. Ma che compagno, ma questi rimasti. Non mi cacciate, figlio di buona mamma, ma che domanda fai? Allora, cioè, no, ma a parte che anche se ti avessi detto di sì, cioè, come lo definisci? Comunque no. Lo slime è gommoso. Solo quello puoi togliere. Solo quello. Tu vai, toglietelo. Ma sei indecente. Dai, al massimo gli concediamo che anche lo squid può essere gommoso. No. Non può essere gommoso. No, non è gommoso. No, il cattiere è spigoloso, no? Ma non è gommoso. Gommoso, non spigoloso. È no, vero, questo non fa giocare. Ciao, ma vai a quel paese, oh scemo. Non spararmi. Vai, fallito. Abbiamo squadre. Allora impegnate. Le domande le fa Astrea adesso in poi. Allora ascoltatemi bene. Meno male. Domanda numero B per noi. Io ce l'ho. Vai, io allora ce l'ho. Dimmela a me. Ok, dimmela il me. Vostro. Le tue zampe. Se cammina su due zampe. Ah, bella idea. Sei intelligente. Okay, il vostro mostro cammina su due zampe o gambe? No. No. No, ok, non cammina su due zampe. Per cui noi possiamo. Purtroppo questa è un po' brutta, però possiamo togliere. Allora possiamo togliere il pollo che è bipede. Di brutto. Possiamo togliere il piglin che è bipede, brava. Mamma mia, il villager. È anche il villager. Raga, state a perdere. Ma voi avete studiato da qualcuno, Da Tuma ho studiato, Come non essere un fallimento nella vita. È una famosissima giocatrice di Indovina Chi. Beh sì, e anche di succhiare i ecco qui. Mamma, dovevi! Lo so, così impari a fare domande stupide. Guarda la domanda che ti fa strecatto. Ecco, strecatto. Allora, ascolta bene. Sentiamo. Il vostro personaggio ha il naso visibile e guarda bene perché molti adesso ce l'hanno. Adesso ti rispondo. Allora, ragazzi miei, prima di tutto però vi ricordo che dovete mettere un pollice in su a questo video se volete altri Indovina Chi con altri temi. E visto che io invento mille idee al giorno ma inizio a essere vecchio, potete suggerirmi anche voi di che cosa fare l'Indovina Chi la prossima volta. A che tema? Ora già abbiamo fatto i mob di Minecraft, ma la prossima volta potremo fare
gli amanti della mamma di Chico, che sono anche più dei mobili. Ma è possibile indovinarlo? Si può indovinare. Allora, mi hai domandato se al nostro mostro è visibile il naso, è corretto? Esattamente. Ti rispondo francamente che no, non è visibile il naso del nostro mostro. Buono! Assolutamente. Qua ne eliminiamo un casino. Sì, tu stai fermo prima che elimini quelli sbagliati. Guarda, fallimento. Eliminato me. Ne sto togliendo tantissimi. Bravo. Ok, noi intanto ci prepariamo alla prossima domanda. La parto io, Anna, la prossima? Vai. Ma ascolta, ma quanto bevi? Ma qua, ma com'è volevo possibile? Volevo dire stupiscimi, sì. Meravigliami, incredibile. E ti sei scorreggiata le mutande, va? Hai fatto... No! Era un suono proveniente dal mio cervello. Beh, hai scorreggiato col cervello. Che schifo! Ma all'orecchio. Fai la domanda, uomo, che allora, sono pronto. Il vostro mostro. Ma tu hai la domandina? Proprio quel mostro. Aspetta, no, stai nel... Ce l'hai tu? Perché è difficile, sì. Ce ne rimangono pochi. Io sono solo quattro, dimmela a me. Aia. Dimmela a me. Ok, aspetta. Se... No, allora, ascoltami, aspetta. No, allora, la prossima volta mi dici aspetta. E stavo salendo, volevo avvicinarmi al tuo orecchio sensuale. A lei non piace aspettare, è un velocista. Bravo. Allora, mi dicevi quindi se il nostro mostro... È un animale domestico. Ah, ok, si può addomesticare, mi domandi. Sì, l'accendete. No, stai zitto. Vabbè, allora, il vostro... non è facile, Anna, perché sono un po' tutti ambigui. Ce ne sono tre. Beh, addomesticare puoi addomesticare solo il lupo tra questi, fra. No, va bene, nel senso se è tipo da fattoria. No, vuol dire solo una cosa. Dai zitto tu, succhia. Allora, dunque. Allora, fammi fare così. Allora, ascoltami bene, il vostro mostro è un animale da fattoria? Staccato risponde lui. Non lo so bene. È un animale da fattoria? No. Sì o no? Cioè specifico perché io sono una persona onesta. In una fattoria di un contadino della nostra epoca nel mondo vero, reale, potremmo trovare questo mostro nella sua fattoria? È così raro che no, dai. Ma sì, Chico. Sì o no? Sì. La risposta è sì. Io già, io ho capito, poveri idioti, ho capito. Lo sapevo. State nel chilling, ho già capito. No, adesso però allora, la domanda. Okay. Oh, dobbiamo togliere quelli che no, scemo. Non c'è bisogno, Anna. Il tuo uomo può tenere un blocco in mano? No, il mio blocco non può tenere un blocco, è domanda della fava. Solo l'Enderman lo può tenere. Bravo. Che Pigman, può prendere gli oggetti. Gli oggetti, non i blocchi, stupido. No, sì, anche i blocchi. Dovresti fare le domande più bene, brutto stupido. Ma quanto è scarso, ma che vergogna. Vedi che non mi invitavo nessuno veramente. Facevano bene a Borlar. Adesso voglio indovinare, ragazzi. Mi sa voglio che indovinare. Lo so anch'io qual è. Allora, ragazzi miei, ascoltate bene questa mia indovinazione. Tanto che non indovini. Vi lascerà urinati nelle mutande, ragazzi miei. Allora, il vostro mostro è niente altro che la mushroom cow. No! Hai sbagliato! Come è possibile? Come? Buga! Non faccio a tua madre, Non è possibile! Ok, tu, Masuka. Non mi prendi! Suka Melon. Allora, mi sa che è un sospetto. Mi no, sa se guarda che avete fatto un danno. Se avete barato, no, se avete risposto male prima. Non abbiamo detto niente. Allora, di male. Voi prima avete detto che questo mostro era molto raro e difficile da avere in una fattoria. Allora, io non l'ho mai detto. No, stai attento. No, ma secondo me sì. Di un fattore, allora, io non l'ho mai visto. Allora, voi avete detto. Quindi la pecora non può essere, perché essa è sempre. Esatto. Ok. La mucca normale non può essere, poiché essa è sempre. Ok? Esatto, ok, bravo. Il polpo non può essere, poiché non c'è in una fattoria. Bravo. Siamo tutti d'accordo. E ne siamo tutti concordi di questa situation. Poi, il cane. Sì, perché può essere che c'è in una fattoria, no, per il gregge. Questo è vero. Tuttavia, non è raro.
No, scusa, posso venire a vedere le tue cose a terra? No. Sono loro che ho sbagliato. Stai zitto, stai attento a quello che dici, eh. Stai attento a quello che dici. Perché non voglio darti fuoco a casa su Minecraft, ok? Rimane l'ape. Però tu hai già fatto un indovinello una volta questo round. Non sto facendo alcuna domanda, tu puoi anche stare zitto. Tanto la tua voce mi urtica soltanto il sottopalla. In ogni caso, l'ape. L'ape non è rara in una fattoria, non c'è proprio. Ok? Non c'è nella fattoria. E nella fattoria non c'è. Ok? Tuttavia. Esatto. Andiamo avanti. Ok, adesso domanda stregatto. Stregatto. Allora. Sì. Il vostro indovinello indovina chi è? Sì. Adesso vi chiedo. Sì. È acquatico? Ma vai a quel paese, vai. No, non è acquatico e ne togli uno anche tu. No, ne tolgo due. No, ne togli uno, togli solo il polpo. Chi altro c'è di acquatico? Tu Ma vai a quel paese, vai, imbecille. Ma abbiamo preso tutti due. Lion, il loro è quello. L'ho capito. Allora, dunque, quanti ve ne rimangono a voi, falliti? Quattro. Allora, vogliamo indovinare. Vogliamo indovinare di nuovo. Oh, Better Be, Vai, dillo. L'hai detto in questa frase. Il vostro animale è la stupidissima ape. Avete indovinato. Ma voi a quel brutti pari che non siete altro. Aspetta, che posso dire io la cosa più importante. Che anche il nostro è l'ape. Sì, pensa te, che strana congiunzione astrale. Ma sai qual è la differenza tra noi e voi? Che noi non abbiamo barato dando le vostre risposte. L'ape sarebbe un animale raro? Io ti ho detto che non c'era. Tu hai detto che c'era. La domanda, se era in fattoria, era estremamente chiara. Se noi ora cerchiamo su Google quali sono gli animali da fattoria, l'ape non c'è nella fattoria. E invece quella vacca di Tumà la troviamo in fattoria sempre. È una delle regine degli animali da fattoria. Ragazzi, il meglio delle tre, quindi procediamo alla seconda arena. Ti spacchiamo tutta. Sono parole molto audaci per una squadra di sfigati come voi che hanno perso. Bravissimo. Grande Anna, togli sto pistolone. Allora, prima domanda, Cico per Ego. Allora, il tuo mostri shuttle. Vediamolo. È vivo. Però io cosa devo dire? Bravo. Definisci vivo, per favore. Lo scheletro è morto. No, definisci vivo. È che ha il cuore. Ok, questa è una domanda completamente diversa da quella di prima. Questa è una domanda letteralmente totalmente diversa. Scusami, inoltre, slime al cuore. Inoltre, noi non sappiamo l'anatomia dei mostri di Minecraft. Per cui sei pregato di riformulare la tua domanda iniziale. Ce l'ha il cervello. No, questa è un'altra domanda ancora. Ascolta, ma vuoi essere bannato dall'indovinati? Il tuo animale è ostile? No, questa ce l'ho fatta altra domanda. Ma è impazzito, ma sta impazzendo questo. Sta facendo 70 domande. Ti ho detto di riformulare la tua domanda. No, infatti, non fate nessuna domanda. No, è colpa mia. Che schifo. Arrivo in ginocchio. Ti scorgi. Allora, Cico, riformulare la tua domanda iniziale. Ok. Il tuo animale respira? No, questa è un'altra domanda. Vabbè, ascolta, vai a quel paese. Vai. Mio Dio, che peggio da Alex. Guardami. Promettimi che non lo inviti mai più. Mai. Ma in squadra avversaria va pure bene. Mi sta mancando Alex. Allora, facciamo così. Vi dico. La domanda è vivo. La sua domanda? No, la sua domanda era se è vivo. Allora io vi rispondo che il nostro animale è vivo. Tuttavia, vi dico io quali potete togliere. E vi dico esattamente che, rispondendo a questa domanda, voi non potete togliere nessuno, perché tutti sono vivi. Ma lo scheletro è morto, dai. Ascolta, lo scheletro lo puoi uccidere? È vero. Quindi vuol dire che non è morto, se no non lo potevi uccidere. Ce l'hai i cuori, no? Sì, e allora? Vero, stupido. E neanche abbondanti, oltretutto. Passiamo noi, ragazzi, che qua li umiliamo, gli diamo popò. Mi sputo le mani. Vai, schiaccialo. Voi preparatevi. Io mi sputo le mani prima di sculacciarvi a fine partita. Allora, il vostro animale. Mostro, perché non è detto che sia un animale. Sì, è giusto. Il vostro mostro animale. Il vostro mostro animale. È difficile, trovare delle domande. È difficoltà. Aspetta, il vostro mostro animale droppa o comunque è utilizzabile per ottenere una risorsa senza ucciderlo? Ok, quindi puoi raccogliere una risorsa da lui. Stessa domanda
senza ucciderlo? No. No? No, 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 non puoi. Allora, neanche una. Allora, l'Ender sgorra qui, si toglie. La mucca rimane. No, perché quello non si toglie? Ho sbagliato? Eh sì, quello era buono. Vabbè, oh, devi togliere la mucca perché produce il latte. Ok, quindi voi mi avete detto che no. No, proprio zero. Ok, quindi io devo uccidere quelli che sì, quelli che li producono senza essere tipo la mucca, la pollo, il mushroom. Ci sto, scusatemi, questo è errore mio, Lo squid mi pare di no. No, no, lui no. Il villager sì. Ci credi? Oh, questo è vero, vero. Non ci mancherebbe altro. La pecora è troppo forte, però non fare, sei troppo forte. Poi l'ape, ovviamente, al 100%. E l'Enderman no. Ok, questi sono. Ricordiamoci che l'Enderai tecnicamente sarebbe ancora presente perché non l'ho tolto ragionevolmente. Tocca a voi. Tocca a me. La sì, domanda ci mancherebbe è mia. Altro, oh, cioè. No, oh, Cicco è bandito a fare le domande. Il vostro animale mostro. Creta. Sì. Contiene qualcosa di verde e di qualsiasi tonalità. Contiene, cosa vuol dire, scusa? Vuol dire parla che italiano. La sua skin è verde, contiene del verde. Contiene del verde, allora. La skin del nostro mostro non contiene del verde, fratello. Buono, buonissimo. Ne togliamo quattro, pazzia. Togliete solo quelli verdi, cioè. Guarda che il villager ha gli occhi verdi. No, no, tu mi hai detto che sei verde. Contiene del verde. No, non rompere le palle. Non è verde. Va bene che è stregato anche lui e scasso. Ma l'ha detto, però no. Allora, senti, l'ha noi detto. Non siamo dei bambini. Va bene, scusami, va bene. Ma solo uno in più. Va bene, potete togliere tutti quelli abbiamo che hanno fatto, del verde. Abbiamo fatto. Non c'è del verde. E ragazzi, voi, perché io sono così onesto, sapete cosa fate. Andate sul sito www.laiumvgf.it e vi comprate un po' di pacchetti del nostro nuovo gioco di carte Horda. Perché io ci tengo moltissimo che voi ci giochiate insieme a tutti noi e che spacchettiate queste meravigliose carte. E ve ne faccio vedere anche una, che è una bellissima. Guardate che rarità che vi mostro. Oh, quella rara! Guardate qua. Questo qui è Lion.exe. Bellissimo! Però è meraviglia, è una delle rarissime, ragazzi, questa bellezza. A voglio! Se perdo qui, ti batterò lì al gioco di carte, sicuro. Ah, già metti le mani avanti, D'accordo. Sì, sicuro. Allora, prossima domanda per noi, Anna. Hai qualcosa? Dimmi a me. Se può attaccare con le armi. Fammi vedere, non ce n'è tantissimo. Ce ne sono almeno tre o quattro. Uno, due. Anche lo zombie un allora attenzione, te la dico io. Il vostro mostro può impugnare cose. E con cosa intendo sia blocchi che armi? Sì. Purtroppo sì. Ok, Annaccia. Quindi dobbiamo togliere tutti quelli che non possono ci impugnare. Sono arrivati, ci sono già arrivati. Questo non può impugnare. Questo neanche può impugnare. Lui sì. Questo no. E l'altro sì. Allora, non rimane. Siamo a quattro. Uno, due. Ascolta, vieni qua, brutta ubriaca sordida che non sei altro. Succede un'altra volta che io mi trovo a girarmi e vedere l'interno della tua zucca vuota, mi arrabbierò moltissimo, ok? Non ti piace la mia nuca? L'interno col non c'è. Il fiocchetto lo sputo. Così? Te lo sputo quel fiocchetto. Allora. Ragazzi, domanda io. Aspetta, sto esaminando quelli che mi rimangono. Sto togliendo. Ok, tutto chiaro. Prego, tocca a voi. Oh, questa è seria. Sì. Segnatelo un po'. Mi raccomando, Il tuo mostro animale. Sì. Si può accoppiare? Bella domanda. Oh, una domanda stupida. Non l'ho letta su Google. Sì. L'ho letta. Il nostro mostro si può accoppiare goduriosamente. Oh, mamma mia, fortissimo. Non a livelli siamo di tua madre, ma. Comunque. Perché? Lo fa. Aia, non lo picchiavi. È sempre bello, è buonissima sta domanda. Stai zitto. Quanti ve ne rimangono, scusatemi? Aspetta, li sto contando. Mi sta tipo 4. 5, sì. Io la domanda, io ce l'ho. Dimmi, consultiamoci prima. Se il loro mostro si trova in altre dimensioni che non siano l'overworld. Ah, sapiente idea. Sì. E questa è la vostra domanda? Allora, il vostro mostro può essere localizzabile e spawnabile naturalmente in dimensioni oltre l'overworld? Sì, avete ragione, è così. Allora, se è così non vale. Allora, lo fate? Scheletro non si spawna in altre dimensioni. Poi c'è nel Nether? Stai zitto. Sì. Non è vero. Poi lo zombie non spawna in altre dimensioni. Rimangono io soltanto. L'ho visto, l'ho stai visto, zitto, io ho visto Tuma nelle altre dimensioni. Allora, noi intendiamo quelli tipici, va a bene? A caccia dei porci, Allora, due ce ne rimangono. Tocca a voi fare la prossima pregunta. State molto attenti a quello che domandate. Io.
il vostro animale. Oh, attento. Stai zitto, Toman. Persa l'occasione. Persa l'occasione. Domanda io. No, tocca a stregato. Fategli domanda. Allora, può essere utilizzata la cesoia su quell'animale? Ma è solo in uno. No, sono due. Sono due. Sì. Oh, non ci credo. Non ci credo. Ne mancano due. Ne mancano due. Va bene, vogliamo indovinare noi. Attenzione. Sì, vogliamo indovinare. Hanno vinto. Allora, il vostro mostro. Il vostro mostro. Il vostro mostro è il Pigman. Attenzione, round finale. Ti spacchiamo a sto giro. Chi vince questa vince tutto. Ci portiamo la coppa a casa. Sì. Vabbè, ma lo sappiamo che fate schifo. Tanto. Allora, voglio fare una domanda io immediatamente. Vai, vai, sentiamo. Allora, il vostro mostro. Il vostro mostro. Il vostro mostro spawna soltanto al buio? Sì. Già iniziamo male. Sì. Così. Allora, ne togli un botto. Via questo. Questa ci l'avevi in tasca, non l'hai usata al primo posto. Questo. Questo. No, no, fermo, fermo. Anche questo? Sì o no? No, lui spawna soltanto al buio, credo, È vero, è vero, hai ragione. Ne sono ragione. Dubbioso, però è meglio. Rimaniamo sul safe, tanto li umiliamo ugualmente. No, questo. Non ci credo. Ah, lo slime va tolto perché spawna nella palude, lì non c'è buio. Via. Poi, lei questo qua. Ma anche questo, ma questo puma ti stiamo togliendo tutti, ragazzi. Questo qua, nell'Ender non c'è buio. Perché ho casito la mia, di domanda. Zitto, sì. Sei solo safe, hai perso, hai fra. Ci hai siamo, cioè, perso. Guarda quanti ne tolti. Ce ne rimangono due, ce l'avete perso. Ma come? Dai, ma... sentiamo. Sentiamo la voce. Senti questa, senti questa. Dimmela. Il tuo mostro. Sì, niente di me. Hai tentacoli. Ma vai a quel. Ma che schifo. No, però, dai, no, però questo. Ma non ci credo. Mi invitato. Dai, non è perché è bella domanda. Comunque no. Quindi uno ne togli il polpo. No, dai. Anche il guardian. No, il guardian ha la pinna. Non c'hai i tentacoli, è un pesce. Hai pinna. Orsoli non sono. Cretino, è la porcella e tu mai i tentacoli. Mannaggia, che schifo. Scusate, ragazzi. Non so che magari c'è la mamma di qualcuno di voi che dice: ah, Lion dice parolacce alle mamme. Ed è sensibile perché dice: anch'io sono una mamma. Ma ragazzi, io non direi mai parole brutte a voi, signore. Le vostre mamme sono brave perché a volte vi comprano le cose alla Ionica, quindi sono bravissime per quanto mi riguarda. Poi vi permettono di guardarmi, quindi già da lì sono brave. Ma le mamme di Chico, ma la mamma di Chico cosa gli devo? Non io? Mi permette nulla. Veramente, guarda, lasciamo perdere. Quindi, ragazzi miei, voglio indovinare. Basta, è arrivato il. Ma come dici? Non è possibile. Hai fatto una domanda, allora, e basta. Il vostro mostro. Il vostro mostro. Oh, è 50%, ti prego, sbaglia. No, 75 perché c'è anche. C'è 25. No, 33,3 periodico. Ok, va bene. Perché intanto abbiamo anche sbagli, buttiamo nella male, buttiamo nella male. Il corde, vostro mostro. Sbaglia. Uno zombie. Crepate. Ragazzi miei, mi ricordo ancora, sul sito www.lionvgf.it trovate tutti i prodotti Horda, andate a farne incetta. E per oggi, Lion out! Ciao!